Ciao amici, benvenuti a un nuovo appuntamento con le top 11 del millennio. So che vi piacciono, ci avete mandato dei consigli, tra questi consigli c'era anche quello di fare la Francia dal 2000 ad oggi. È una squadra di una certa importanza, se partiamo dal 98 ha vinto due mondiali, quindi insomma di giocatori ce ne sono tanti. Troverete un po' di giocatori nuovi e un po' di giocatori diciamo che appartengono a qualche decennio fa. Però sempre ovviamente nell'ambito del millennio. Va bene, partiamo. Sono stato un po' indeciso sui portieri, perché da una parte c'è Lloris, che diciamo, portiere che veramente ha caratterizzato un po' per la Francia il millennio. Dall'altra però c'è Barthez, che era il portiere del Mondiale del 98, quello del bacio in testa di Blanc, perché era calvo, no? E sempre stato un portiere che mi ha affascinato, Barthez. Un po' la tradizione dei portieri, qui vado un po' indietro nel tempo, alla Pfaff, cioè considerati divertenti anche nel modo di fare, estroversi. Barthez partecipava a programmi TV, era sposato credo con Linda Evangelista, che era top top model, cioè una da top 11, qualsiasi top 11 voi facciate, e quindi Barthez mi è piaciuto inserirlo. Allora, terzino destro. Ha giocato tanto anche come centrale, ma è partito come terzino destro. Nella Francia ha giocato anche come terzino destro, Lilian Thuram. Per chi non avesse mai visto giocare Thuram, era un difensore fortissimo fisicamente, ma elegantissimo. Era elegante sia nella maniera di proporsi offensivamente, sia quando andava in velocità, perché era uno possente, molto rapido, soprattutto sull'allungo. Ma poi aveva una gran classe proprio anche nel modo di comportarsi. Tra l'altro è stato uno dei primi giocatori a mettere in evidenza il problema del razzismo negli stadi, uno dei primi in assoluto a farlo, con alcuni giocatori tedeschi tipo Baffo, sono stati loro un po' a sensibilizzare la FIFA per primi in quella direzione. Thuram a me ha sempre affascinato quando l'ho intervistato, anche perché parlava un italiano forbito, poi aveva questi occhialini intellettuali. Insomma, tra i suoi meriti metto anche quello di aver fatto un figlio fortissimo a giocare a pallone. Quindi Thuram sicuramente direi come capitano di questa nazionale. Centrali, allora uno è attuale, Varane, che quando non ha avuto problemi fisici mi è sembrato veramente un difensore moderno, non tanto applicato sull'uomo sempre, cioè ogni tanto Varane si dimentica un po' di essere o di dover essere un pessimista, come dice Beppe, ogni tanto è un po' ottimista Varane, però no, come difensore non si discute. E poi anche, secondo me, al centrocampo, come quasi tutti i centrali francesi, avrebbe quasi potuto giocare. Come per esempio l'altro centrale che a centrocampo effettivamente al Milan ha giocato, che è Desailly. Desailly è difensore centrale, però poi Capello ebbe l'intuizione di metterlo davanti alla difesa nel Milan, e fu un'intuizione che di fatto permise al Milan di non prendere quasi più gol. Cioè lui invece di giocare col difensore staccato dietro, giocava col difensore staccato avanti. Non è che fosse una cosa che facevano tutti, fu una vera e propria invenzione di Fabio Capello, perché in quella posizione permetteva di poter giocare anche più offensivi, dando un po' di copertura alla difesa. Desailly era veramente fortissimo di testa, ma anche con i piedi era un buongissimo giocatore, e poi era un muro. Ho fatto una squadra fortissima, ragazzi, anche fisicamente. Desailly era fortissimo fisicamente. A sinistra Vicente Li Sarrazù, che ha una bella storia secondo me, Li Sarrazù, perché è stato uno dei pochissimi, chiamiamoli stranieri, a giocare nell'Atletico di Bilbao. Voi sapete che la grande tradizione di Euskadi, cioè dei Paesi Baschi, è quella, in particolare dell'Atletico di Bilbao, è quella di schierare solo giocatori baschi. Cioè non è possibile schierare giocatori inglesi, ci sono state stranieri, ci sono state pochissime eccezioni. Li Sarrazù è una quasi eccezione in realtà, perché lui è francese ma è nato in una delle province basche della Francia, e quindi per il concetto nazionale di Paesi Baschi è basco anche lui, ovviamente, anche se il passaporto è diverso, e quindi per questo ha potuto giocare tra l'altro con grande profitto nell'Athletic di Bilbao. È una squadra che a me ha sempre affascinato, come mi ha sempre affascinato la storia dei Paesi Baschi, e quindi di conseguenza mi piace molto metterlo lì anche per questo motivo. A centrocampo metto Patrick Vieira, che era di origini portoghesi, il nome correttamente doveva essere Vieira,
Però Patrick Vieira è, che vi posso dire, una specie di alieno quando è arrivato nel calcio mondiale, perché Vieira è un giocatore che, se non li supera, sfiora i due metri, con una tecnica pazzesca, due gambe lunghissime, possibilità di intervento sia difensivo che offensivo, segnava, giocatore assurdo. Arrivò in Italia molto giovane al Milan e non lo capirono tanto, secondo me. Lui doveva giocare proprio nella posizione di Desailly, quella in mezzo. Non lo capirono tanto perché era talmente giovane e con un fisico molto esile e non riuscì ad adattarsi subito al campionato italiano. Riuscì poi molto bene ad adattarsi al campionato italiano. Ed è stato un giocatore veramente fantastico da vedere giocare, proprio perché in quegli anni noi adesso siamo più abituati a vedere giocatori tipo Milinkovic-Savic, cioè grossi ma anche molto tecnici. Ma ai tempi di Vieira, quindi parliamo di una ventina anni fa, insomma, era molto più difficile trovare soprattutto a centrocampo giocatori con queste caratteristiche. E quindi fu una di quelle personalità che rivoluzionarono un po' il concetto del centrocampista. E quindi sicuramente va lì, come Kanté, che invece è proprio un centrocampista classico, nel senso che è forte sulle gambe, recupera palloni, indimenticabile Kanté, e poi però era bravo anche quando impostava. È un giocatore che secondo me darebbe equilibrio. Con la Francia mi sono divertito a fare una squadra che secondo me potrebbe andare in campo e vincere. Per esempio, con questo centrocampo a tre, che io ho schierato, adesso vi dico il nome del terzo, si potrebbe anche pensare a un centrocampo a due e il trequartista, perché il terzo è Zidane. Zidane, ragazzi, era un centrocampista. Lo so, segnava un sacco, lo so, era un trequartista fondamentale, ma lui aveva le caratteristiche del centrocampista, cioè non era facile da saltare, Zizou. Era tecnicissimo, giocava con la suola, però nello stesso tempo dava consistenza al centrocampo, non è che uno si tirasse indietro quando c'era da difendere. Quindi poteva anche essere inserito a centrocampo. Nella mia squadra tenderebbe a giocare da sinistra, mezzala, e poi staccarsi a fare il trequartista dietro la prima punta, quindi con i due che si mettono, tra l'altro sono perfetti per farlo, Kanté e Vieira davanti a livello. Mazza che squadra, ragazzi, non ve lo dico neanche la squadra. Quindi Zidane trequartista. In attacco c'era l'imbarazzo della scelta, vi dico i nomi che mi sono balzati in testa. Allora, Giroud, Mbappé, Henry, Griezmann, Ribéry, Trezeguet. Ne ho scelti tre. Allora, uno era obbligato perché, insomma, Mbappé diventerà uno dei più forti giocatori francesi di tutti i tempi. E quindi mi sembrava giusto inserirlo per quello che ha già fatto. E non dimentichiamo, è già campione del mondo e più una finale, e quello che farà. È un giocatore, tra l'altro, che ha caratteristiche molto particolari. Io lo vedrei partire da sinistra verso il centro, perché come punta centrale ho messo l'attaccante che in assoluto per senso di gol mi ha più impressionato in questi oltre 30 anni di carriera, e cioè David Trezeguet. Ragazzi, Trezeguet, non c'erano ancora le statistiche precise come adesso, ma Trezeguet, se ci fosse una statistica, tirava in porta tipo l'85-90% delle palle che calciava. Aveva una specie di radar che gli permetteva da qualsiasi posizione di calciare in direzione alla porta. Noi con Beppe, l'ho detto qualche volta scherzando, quando tornavamo dalle partite della Juventus a Torino, ci fermava un autogrill e io dicevo a Beppe: Beppe, ma secondo te, se adesso qua a un autogrill a 30 km di distanza dallo stadio, se io butto un pallone e Trezeguet lo calcia? E Beppe fa: se Trezeguet calcia il pallone da qui all'autogrill, non so come, ma è lo stesso nella direzione della porta allo stadio, perché era veramente spaventoso. Un giocatore che con Del Piero Panà Juventus ha stabilito addirittura record su record. E poi metto Trezeguet anche perché ha un altro grandissimo merito: si è mangiato il rigore alla finale dei mondiali, ragazzi, ho sbagliato, e quindi è giusto che non lo mettiamo. Lui, che tra l'altro ci aveva punito agli europei del 2000. Il terzo attaccante può partire da destra, ma può giocare anche tranquillamente attaccante centrale. Altro giocatore atipico, sto parlando di Titi Henry. Henry era arrivato in Italia, lo facevano giocare, Ancelotti lo faceva giocare nella Juve esterno perché era molto veloce e non era ancora, diciamo, del tutto formato muscolarmente, giovane. Però lì non fece benissimo, fece anzi una stagione molto complicata. Poi invece andò in Inghilterra, dove lo fecero giocare da prima punta, e lui in teoria era un laterale, non era una prima punta.
però è stato uno di quei, diciamo, attaccanti atipici che ha spostato la sua posizione e spostandola ha migliorato il gioco non solo suo ma di tutta la squadra, perché era una punta che faceva gol, saltava l'uomo, ma che partecipava anche molto al gioco. E quindi è stato fondamentale per le squadre nelle quali ha giocato, in particolare naturalmente l'Arsenal, di cui è diventato un vero e proprio portabandiera, idolo, leggenda. Ed è tuttora una leggenda, mi piace molto anche guardarlo in televisione, perché adesso fa il commentatore, perché parla un po' tutte le lingue, francese, inglese, un po' di spagnolo e di italiano, riesce a farsi capire benissimo da tutti, anzi direi che ne parla bene, e però riesce a mettere sempre una punta di ironia e anche un po' di cattiveria quando deve parlare di alcuni attaccanti di adesso che il pallone non lo trattano come lo trattava lui. In panchina in porta metto Lloris, naturalmente, metto Abidal anche per tutto quello che ha passato nel corso della sua carriera da giocatore, sapete il male che ha superato, e perché comunque era un giocatore molto fisico e molto tecnico. Poi metto Blanc, so che qualcuno se lo aspettava in formazione titolare, Blanc, capitano anche della Francia, ha giocato nell'Inter, anche allenatore, ma a me Blanc come difensore non mi ha mai fatto impazzire. Cioè era un difensore che secondo me, anche se spesso ha giocato, quasi sempre ha giocato a 4, io avrei fatto giocare a 3, staccato dietro, perché era il classico libero alla tedesca, cioè uno tecnico che riusciva a uscire, usciva a palla al piede, andava anche in proiezione offensiva, quindi sarebbe stato perfetto secondo me per il gioco di Gasp, per esempio. Però aveva poi delle distrazioni in difesa che facevano incassare secondo me dei gol. Per questo gli ho preferito Varane e Desailly, che comunque sono di un'altra categoria secondo me. Poi metto un altro centrocampista muscolare, Makelele, anche lui, diciamo, sullo stesso, un po' inferiore ma più o meno sullo stesso livello di Kanté, un po' più spinta offensiva, un po' più passo rispetto a Kanté, però ecco, anche lui aveva una capacità soprattutto di recupero palla molto importante. Poi metto Pogba, che come qualità avrei messo anche titolare, però Pogba, ragazzi, è massacrato dagli infortuni, spesso assente. Quindi alla fine l'ho messo per quello che ha fatto nei periodi in cui stava bene e non ho messo Rabiot, che era la mia alternativa possibile. Di punta non ho dovuto scegliere altre tre, ragazzi, perché abbiamo tre titolari e tre riserve, poi chiama le riserve. Uno è Griezmann, le Petit Diable, è un punto fisso della Francia ed è uno che ha sempre segnato in carriera. È arrivato abbastanza giovane in Spagna, ma ha sempre segnato, sia con le squadre di club sia in nazionale. Poi Giroud, per la continuità di rendimento sia nelle squadre di club sia in nazionale, ma soprattutto in nazionale, uno dei pochi a aver vinto il mondiale da punta senza aver segnato un gol, quindi insomma una cosa un po' particolare se vogliamo, però questo testimonia anche, visto che non lo levano mai dalla posizione di titolare o quasi mai, quanto sia importante proprio lo sviluppo del gioco e della squadra. Non deve però abituarsi a questo, deve continuare a essere un goleador. E poi il terzo è un giocatore tecnicamente di un altro livello, noi qui in Italia l'abbiamo visto proprio a fine carriera, che è Ribéry. Ribéry ha segnato un po' la storia del Bayern di Monaco per tanti anni, insieme a Robben, giocavano uno da una parte e uno dall'altra, è in grado di saltare chiunque praticamente palla al piede, però all'interno dello spogliatoio mi hanno raccontato, soprattutto nella Francia, ogni tanto insomma, creava qualche problema, è sempre stato abbastanza esplosivo lo spogliatoio della Francia, in alcuni anni in particolare, ecco, però in alcuni anni diciamo che la sua presenza non era di aiuto. Adesso tutti mi chiederete, come mai nella nazionale neanche nelle riserve non c'è Benzema? Non c'è Benzema. Prima di tutto perché la concorrenza è fortissima. Certo, Benzema avrebbe meritato un posto in nazionale, ma Benzema in nazionale non c'è mai stato e io di questo devo tenere conto. Di fatto Benzema è stato lontano dalla nazionale francese per anni per una serie di problemi direi anche clamorosi. Pensate all'ultimo mondiale quando praticamente gli hanno detto resta a casa, anche se sì, poteva forse riprendere dall'infortunio. Pensate quando è rimasto a casa per tutto quel periodo in cui c'era il problema con Balbuena, il filmato, le cose. Insomma, in pratica Benzema in nazionale non ha mai fatto quello che faceva nelle squadre di club e per questo l'ho tenuto fuori, anche se come qualità naturalmente avrebbe meritato di stare dentro. E poi comunque dovevo scegliere tra tanti attaccanti tutti fortissimi, perché diciamoci la verità, questa top 11 poi è la top 11 della nazionale che più di ogni altra
ha segnato un po' questi anni, no? Perché la Francia ha vinto un mondiale, due finali mondiali, l'europeo, cioè insomma, comunque tanta Francia c'è in questi anni e negli ultimi mondiali. E quindi tra tutte le top 11 che abbiamo fatto, questa forse è la top 11 delle top 11. Cioè molti giocatori in assoluto del millennio potrebbero essere presi da questa Francia. Siete d'accordo con me? Allora, i commenti naturalmente qui sotto, perché poi ognuno di voi potrebbe fare la sua squadra e potrebbe allenarla, e adesso dico anche chi è l'allenatore che ho scelto. L'allenatore che ho scelto poteva tranquillamente essere nella top 11 della Francia di tutti i tempi, perché è stato un centrocampista fantastico. Nella Juventus ha avuto stagioni straordinarie. Quasi quasi ve lo dico solo se vi iscrivete. No, iscrivetevi e ve lo dico lo stesso. Didier Deschamps, l'allenatore della nazionale francese, perché è quello che più è riuscito con continuità a dare un gioco alla squadra e a trovare soprattutto compattezza. Ogni tanto la Francia, essendo una nazionale molto multiculturale, ha all'interno culture, etnie, religioni diverse, spesso questo crea dei piccoli contrasti, certe volte grandi, come capitò per esempio a Domenech nel 2010. Deschamps è riuscito a trovare un giusto equilibrio anche facendo delle scelte, perché gli allenatori devono fare delle scelte. Credo che la scelta di non richiamare poi Benzema sia anche in quella direzione, cioè nella direzione di mantenere uno spogliatoio compatto, e quindi a me piace moltissimo. Se volete approfondire alcuni di questi giocatori, uno in particolare Zidane, potete vedervi uno dei filmati sui calciatori che ho più amato. Zidane tra tutti è forse quello che ho amato di più. E poi mi raccomando, se non siete d'accordo, scrivetelo, ma con grande moderazione, come sempre. We'll be right back.